ragazzi e ben ritrovati a un nuovo video del canale. Oggi partenza da Taur, siamo sempre nel parco degli Alti Tauri e dobbiamo raggiungere il rifugio Kalser Taurer. Una cosa del genere. Sentiero abbastanza lungo relativamente, andata e ritorno saranno sui 15-16 km, ma con un dislivello che non dovrebbe essere esagerato, saranno sui 500 metri. Sempre ottimi cartelli, noi dobbiamo seguire il 711 per il Kalser Tauernhaus. Vado giù io per la scaletta. Premi il bottone. Aspetta, ma dov'è il che si inizia? Vabbè, ascolta, io ne premo uno. Il progetto di costruzione di una centrale elettrica paralizza la valle. Dagli anni 50 la valle di Dorfertal non ha conosciuto alcuno sviluppo. I progetti per la costruzione di una mega centrale elettrica hanno paralizzato qualsiasi investimento nel futuro. Per oltre 30 anni non c'è stato alcun sostegno per le maglie della zona. Il sindaco Klaus Unterweger. Questa situazione è andata avanti per diversi decenni. A volte si alzava la polemica, poi si placava, perché erano di nuovo previsti i finanziamenti. E proprio i giovani che intendevano continuare l'attività dei genitori. Ma nel momento in cui avevano la voglia e anche la possibilità la storia di investire, dura tipo un'ora non ci e mezza. Riuscirono. E c'è anche un secondo pannello per il nostro. Prima parte del sentiero andata, si passeggia costantemente a fianco al torrente, che se dovessi azzardare un nome vorrei dire Torrente Taurer. Perché no? Tanto qua è tutto Taurer. Mancano 10 minuti per la Malga e un'oretta per il Kalser Tauernhaus. Arrivati alla Malga Berger, ma ci fermeremo forse al ritorno. Poniamo l'attenzione sulla varietà di gelati che, vista la fresca temperatura di oggi, direi che prenderemo sicuramente. Erbetta. In 2 ore e 7 km siamo arrivati al rifugio Kalser Tauer, in uno slancio di entusiasmo, immotivato slancio di entusiasmo, abbiamo deciso di allungarci un'oretta per arrivare al lago Dorfer. Dorfer se. Grazie. Isbi, su.
Sì, andiamo. Dai, su. No. Oh wow. C'è il timbro. In 3 ore gagliardo e 10 chilometri siamo arrivati al lago a poco più di 1900 metri. Pausa brevissima visto le temperature e l'arietta assai gelida. E dal lago molto semplicemente ritorniamo alla partenza seguendo a ritroso il sentiero dell'andata. All'andata abbiamo intravisto sulla sinistra una bella cascata che non sembrava neanche troppo distante, ma fuori dal sentiero. Tornando, visto che di tempo ne abbiamo ancora abbastanza, abbiamo fatto una deviazione alla cascata. È fuori dal sentiero, quindi un attimino di attenzione. Posso dire? È una delle deviazioni meglio riuscite su questo canale. Poco prima di fare ritorno al rifugio, deviamo una ciantina per il 514 che ci fa guardare il torrente. Andiamo a vederci quelle altre cascate. Sentiero del ritorno, siamo fermati anche al rifugio Calcer Tower, dove avevamo preso degli ottimi posi ripieni di ricotta. Allora, era una sorta di omelette ripiena di ricotta con crema alla vaniglia. Bijou! Ottima soluzione di ripiego, visto che il Kaiserschmarrn che volevamo prendere richiedeva 40 minuti d'attesa. Noi comunque in una 20 chilometri e 6 ore e mezza circa abbiamo chiuso questa veramente molto molto bella escursione. Fino al rifugio è più che altro una passeggiata abbastanza tranquilla, si cammina su una mulattiera molto larga, a parte quel brevissimo tratto che è comunque recintato, quindi non ci sono grossi pericoli. Diventa più, non difficile, però un livello più escursionistico dal rifugio al lago, ma comunque su livelli sempre molto semplici. Sono comunque una 20 chilometri fra andare e tornare, quindi prendetevi il tempo che vi serve. Come avete visto, il valore aggiunto della camminata di oggi sono le tantissime cascate che si trovano lungo il percorso e, come sentirete, anche la presenza costante di corsi d'acqua che vi accompagnano. Con questo è tutto, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link se fosse interessati alla camminata, vi ricordo di fare tutte le vostre solite belle cose social e noi ci vediamo a una prossima escursione. Ciao!